questo caso la ricerca e l'AIL. Sì, negli ultimi tempi la ricerca va avanti e noi a Salerno abbiamo un reparto che funziona benissimo, come anche a Nocera. Tutte queste manifestazioni che ci fanno anche questi giovanotti che i numeri primi ci fanno questa serata, che il ricavato va all'AIL. Il ricavato serve proprio per mandare avanti questi reparti che Salerno ne aveva tantissimo bisogno. E quindi noi ringraziamo ovviamente l'orchestra e tutti quelli che verranno per sostenere l'ematologia a Salerno in tutta la provincia. Netani anche in questo caso in tanti hanno risposto all'invito. Ma tantissime, oltre 500 persone che si sono lasciate attirare da questa iniziativa messa in campo dall'AIL insieme ad un coro di giovani molto significativo, sono i numeri primi. Questo mette in evidenza ovviamente quanto i salernitani siano attenti a quello che occorre fare per gli altri, al sociale e a tutte le sollecitazioni che ci vengono dall'AIL. In un momento nel quale la ricerca ovviamente viene messa in secondo piano, purtroppo a livello nazionale, si riesce a Salerno a coniugare il momento spettacolare, quindi positivo insieme ai giovani, quello corale insomma della musica, insieme anche all'attenzione per il raccolta fondi e per l'attenzione per il sociale, per cui credo che anche in questa occasione tantissimi salernitani avranno modo di partecipare con una grande attenzione per il mondo sociale anche ad un bellissimo spettacolo, e questo ci riempie di orgoglio perché ovviamente anche questa iniziativa rientra nel folto calendario di eventi che noi stiamo mettendo in campo per le Luci d'Artista. Il programma di domenica è un programma, diciamo, abbastanza omogeneo, nel senso che raccoglie tutti i brani di musica pop e rock italiana e straniera, diciamo da Michael Jackson fino ai giorni nostri. E la particolarità è che sarà eseguito interamente con l'utilizzo della voce, quindi con la percussione vocale che imita la batteria, la voce per fare gli strumenti, quindi le chitarre, gli strumenti a fiato e appunto anche ovviamente il canto, quindi una band vocale, un'orchestra vocale. Il cuore generoso dei salernitani, in tanti hanno risposto all'invito e saranno con voi. Sì, sarà tutto esaurito, anzi sappiamo che ci sono tante richieste, tante persone che purtroppo non riusciranno ad ascoltare questo concerto, per questo motivo...